Eccoci per la seconda ricetta per la preparazione di una maschera idratante per il viso. L'ingrediente principale di questa maschera è la banana, che viene poi miscelata con l'olio extravergine di oliva, di cui tutti conosciamo molto bene le proprietà. In particolare questo è super 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 biologico perché lo produciamo proprio noi in famiglia. E il miele, di cui sono ben note le proprietà antisettiche. Questa maschera è molto idratante, particolarmente adatta per le persone che hanno una pelle secca e molto sensibile. Ecco qui gli ingredienti per preparare la maschera idratante alla banana. I nostri ingredienti: metà banana, l'olio extravergine di oliva della campagna, vedete che bel colore che ha, e poi il miele d'agricoltura biologica e non può mancare il nostro frullatore a immersione. Ecco i nostri ingredienti: metà banana, l'olio extravergine di oliva della campagna, come vi ho detto. E poi il miele d'agricoltura biologica e il frullatore ad immersione. Adesso andrò a unire alla banana un cucchiaino di olio di oliva e un cucchiaino di miele e poi frullerò tutto il composto per renderlo ben La maschera è omogeneo. pronta, va applicata sul viso, evitando la bocca e il contorno occhi. Lasciatela agire per una quindicina di minuti, dopodiché la sciacquate con acqua fresca e poi tamponerete successivamente delicatamente la pelle del viso con una salvietta da bagno. Avete visto com'è veloce prepararla? E poi è divertente perché comunque con tutta questa frutta così è piacevole. Provatela, vedrete che vi troverete molto bene. E seguite anche la prossima ricetta, sempre per la preparazione di queste maschere, però in questo caso si tratterà di una maschera stringente. Ciao ciao!